Oggi vi voglio raccontare un po' la mia storia, perché per parlare del mio mondo alla rovescia devo iniziare a parlare un pochino di me. E io sono biologa, come forse Livio vi ha già raccontato, e ho iniziato il mio percorso proprio scegliendo questa facoltà perché quello che mi interessava era studiare la vita nelle sue manifestazioni, era studiare la vita e come preservare la vita. Non ho mai titubato sulla scelta tra biologia e medicina, cosa che succede spesso tra i biologi, perché non volevo curare le persone malate, io volevo aiutare le persone a rimanere in salute. Questo era il mio grande obiettivo. E così mi laureai e iniziai a fare la biologa all'interno di un laboratorio d'analisi che si occupava di ricerca. E quello che era il nostro obiettivo, il nostro scopo, era mettere a punto degli screening di prevenzione che potessero servire ai pazienti per vedere il loro stato di salute di quel momento. Quindi facevamo screening sui profili cardiovascolari, screening sui profili nutrizionali per valutare lo stress ossidativo, le allergie, le intolleranze. Mi piaceva un sacco, però negli anni iniziai a farmi una domanda, e la domanda era: ma sto lanciando il mio contributo nella giusta direzione? Cioè, io riesco a fare veramente prevenzione attraverso il mio lavoro? E così mi accorsi che non era il luogo giusto. All'interno del laboratorio non riuscivo a fare quello che mi ero preposta di fare. Quello che io dovevo fare era riuscire a lavorare insieme alle persone per cambiare il loro stile di vita. Perché in tutto quello che avevo studiato negli anni dell'università e anche dopo, mi accorsi che nello stile di vita delle persone, giusto o sbagliato che fosse, c'erano le condizioni per mantenere o meno lo stato di salute. E così capì che dovevo iniziare a lavorare in un'altra direzione. Dove si fa prevenzione? Si può fare in tanti luoghi. La prevenzione sicuramente parte dalle abitudini alimentari, che non sempre sono quelle corrette, dal fumo, dall'alcol, dall'uso di sostanze stupefacenti, dall'uso di troppi farmaci, e anche dall'alimentazione, o se meglio vogliamo dire soprattutto dall'alimentazione, perché attraverso questo gesto che noi facciamo tutti i giorni possiamo cambiare un sacco di cose all'interno della nostra vita. E così decisi un giorno di spostare quelle che erano le mie competenze dal laboratorio ai fornelli, di iniziare a creare le alchimie che a me è sempre piaciuto fare, non attraverso alambicchi e becher di laboratorio, pipette, ma attraverso altri strumenti che erano appunto il fuoco, la mia energia, il mio tempo, le pentole, gli alimenti, tutto quello che è presente in una cucina. Così a un certo punto mi resi conto che attraverso l'alimentazione io potevo andare ad agire su due fronti importanti che riguardavano sicuramente la salute dell'individuo e quindi quello che era lo stato di vita delle persone, che paradossalmente oggi come oggi, soprattutto nei paesi come il nostro, nei paesi occidentalizzati, si trova a vivere una situazione per cui la vita media è diventata lunghissima e la qualità della vita si è abbassata. Quindi le statistiche dicono che la gente vive di più, ma vive peggio. Rispetto a 30 anni fa ci si ammala 10 anni prima rispetto appunto a 10 anni fa. Quindi facciamo praticamente il nostro periodo nel quale noi viviamo malati è molto più lungo rispetto al tempo, e questo è un dato abbastanza preoccupante. Quindi quello che volevo fare era contribuire a migliorare lo stato di salute delle singole persone e lo stato di salute anche della nostra terra, perché comunque studiando biologia capì anche quanto fosse importante veramente contribuire a mantenere sana la terra che ci ospita e quanto sia correlata e strettamente legata la salute del pianeta alla salute di ognuno di noi. E questo è quello di cui vi parlerò oggi, cercare di capire come e con quali azioni noi ogni giorno possiamo andare a gettare un seme verso la nostra salute e verso quella del nostro pianeta. Allora, partiamo dal concetto di alimentazione. Per quasi tutti nel mondo alla dritta, l'alimentazione che cos'è? L'alimentazione è una fonte di calorie e
è anche una fonte di piacere. Tant'è che oggi, se andiamo nei supermercati, troviamo un sacco di cibi confezionati e sopra le scatole, sopra le confezioni, troviamo le tabelle nutrizionali con scritto quanti carboidrati ci sono, quante proteine ci sono, quanti grassi ci sono, di questi grassi quanti sono saturi e quanti sono polinsaturi. E invece io mi accorsi che quello che ormai dicevano tutti, dicevano tante filosofie orientali da non si sa quanti anni, ma iniziava a dire anche la scienza, è che l'alimentazione non può essere vista solo come una fonte di energia, ma deve essere vista come una fonte di salute, ovviamente anche di piacere. Ma io avevo già capito che si poteva ottenere il piacere, gratificare i nostri sensi anche attraverso un'alimentazione che tenesse in condizioni, in seria considerazione la salute. E quindi mi iniziai a fare un'idea di quello che doveva essere proprio la strada da seguire per riuscire a portare questo contributo. Capì anche subito che c'era una contraddizione insita nel concetto di nutrizione, in quello che tutti i dietologi, i dietisti comunicavano ai pazienti, cioè il fatto che quello che veramente conta erano i macronutrienti, quindi fare un bilancio e capire quanta appunto energia ogni giorno noi decidiamo di ingurgitare attraverso i nostri pasti. E invece, con grande sorpresa, quello che io andai a verificare è che non erano solo i macronutrienti quelli importanti per garantire la salute all'interno del nostro organismo, ma erano soprattutto i micronutrienti, quindi i sali minerali, le vitamine, gli oligoelementi, tutta quella serie di fattori fitochimici complessissima, numerosissima, sono più di 10.000 che la natura ci offre. Ed era attraverso un'attenta selezione e uno studio proprio di tutte queste materie prime che noi possiamo trovare nella natura che ci veniva data la possibilità di fare qualcosa per noi. E allora iniziai a chiedermi, ma quindi conta così tanto l'alimentazione? E iniziarono ad arrivare tante risposte. Le risposte che mi arrivarono in realtà sono risposte che sono state pubblicate e che continuano a essere pubblicate già nell'ultimo decennio, diciamo, sulle riviste scientifiche più importanti. Oggi come oggi si è capito che l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale in tutte quelle che sono le patologie che affliggono il mondo civilizzato, se così lo vogliamo chiamare. Oggi come oggi noi di che cosa moriamo? Moriamo di patologie cardiovascolari, che sono la prima causa di morte nel nostro paese, e la seconda, che sono le patologie oncologiche, i tumori. Sono malattie che ci spaventano un sacco, sono malattie che se prima arrivavano solo in tarda età, adesso arrivano anche presto, soprattutto i tumori. Sono malattie che a volte colpiscono persone giovani. E nel mondo alla dritta, io ho verificato che le persone pensano che queste siano malattie ineluttabili, cioè di fronte a questo genere di problema ci si sente assolutamente disarmati, si pensa che non ci sia nessun modo per evitarle, che la genetica lavori contro di noi, che l'inquinamento lavori contro di noi. Più dell'80% delle persone crede che siano malattie su base genetica o su base ambientale, di inquinamento. Non è così, o quantomeno non è solo così. La maggioranza delle persone crede davvero che non ci sia niente in suo potere da fare per riuscire a contrastare questo genere di problemi, di malattie. I dati parlano da sé. Oggi come oggi si sa che 1/3 dei tumori può essere evitato attraverso un uso appropriato dell'alimentazione, così come 1/3 può essere evitato semplicemente smettendo di fumare. Ma questo forse la si sa, la sanno un pochino tutti. Tornando al discorso del famoso 1/3 legato all'alimentazione, ci sono alcuni tumori che hanno una componente alimentare addirittura del 90%. Arriviamo a un 30% perché ce ne sono invece altri, come il tumore della retina, che non ha nessuna componente alimentare, o quasi. Ma tanti tumori, soprattutto quelli più diffusi oggi, possono essere contrastati, o quantomeno possiamo rendergli la vita un pochino più difficile facendo delle scelte alimentari giuste. L'obiezione che a questo punto in genere mi sento sempre fare è questa: vabbè, ma questa è la nostra alimentazione, noi mangiamo così da sempre, e questo è sbagliato, è profondamente sbagliato. Se ci pensate lo sapete anche voi, perché la storia dell'uomo è una storia antica che va indietro di 200.000 anni, e l'alimentazione che abbiamo noi oggi è veramente una parentesi temporale
piccolissima, che non ha niente a che vedere con quella che è stata l'alimentazione dell'uomo fino ad oggi. Anche da un punto di vista evoluzionistico, quello che noi mangiamo oggi non è il cibo che ci rappresenta, non è il cibo sul quale la nostra genetica si è improntata in tutti questi anni. È un cibo diverso, un cibo che è stato ampiamente contraffatto e che ci è stato fornito e dato sulla base di interessi che non sono i nostri, né i nostri personali, né i nostri, inteso come persone che abitano appunto questo pianeta. E qui dobbiamo introdurre un concetto importante, che è quello di cibo che non è cibo. Cibo che non è cibo. E nei supermercati esistono tantissimi prodotti che noi vediamo e che reputiamo cibo, ma che in realtà sono solo cose commestibili, ma che non sono cose che nutrono veramente il nostro organismo, non sono cose che ci fanno bene. Ma purtroppo ormai siamo entrati in un circolo vizioso per il quale siamo quasi assuefatti a tutte le pubblicità che ci vengono fatte, ingannevoli, che ci reclamano magari l'acquisto di determinati prodotti. Siamo abituati a vedere che ovunque iniziano a sorgere ristoranti come fast food o anche comunque non per forza fast food, anche catene di ristorazione che ci offrono un cibo assolutamente scadente, il cui obiettivo non è quello di migliorare la nostra vita, è quello di migliorare le loro tasche. Ma siamo in un loop per cui un po' perché abbiamo poco tempo, un po' perché a volte ci addormentiamo di fronte a delle cose anche importanti, delle consapevolezze che dovremmo avere tutti quanti, per cui le accettiamo passivamente. Ma accettando passivamente di mangiare in un determinato modo, noi accettiamo passivamente delle cose grosse, delle cose molto serie, che sono ad esempio l'alimentazione delle future generazioni, dei nostri bambini. Se i nostri genitori hanno iniziato a mangiare maluccio da grandi e noi abbiamo iniziato a mangiare maluccio già in adolescenza, da piccolini, le generazioni che arrivano adesso iniziano a mangiare maluccio quando sono ancora nella pancia della mamma. E sappiamo cosa succederà a queste generazioni continuando a mangiare così? Sappiamo se la qualità della loro vita sarà migliore o peggiore della nostra? Non solo. Accettando questo tipo di approccio al cibo, noi mettiamo anche in conto che i nostri soldi investiti in una spesa sanitaria pubblica, che è quella del nostro paese, vengono utilizzati per il 70% per curare malattie su base alimentare, come le patologie cardiovascolari e tante patologie tumorali. È uno spreco esagerato che potrebbe essere sicuramente contenuto se avessimo un pochino più di coscienza, tutti quanti. Non ultimo, per importanza, accettiamo che la nostra terra si trovi a vivere in un momento di grandissima difficoltà, perché con le nostre scelte alimentari noi creiamo un'impronta ecologica molto grande, molto difficile da compensare e smaltire. Che cos'è l'impronta ecologica? L'impronta ecologica è un'area, è una, diciamo, la definizione che possiamo dare è virtuale, è un'area che comprende tutti gli ecosistemi terrestri e marini che devono essere messi a disposizione di una popolazione per soddisfare i propri bisogni. Viene considerata l'area anche che serve per smaltire ovviamente i bisogni di questa popolazione, quindi è una sorta di bacino di terra virtuale che a noi serve per far fronte alle nostre esigenze. È un concetto molto importante quello di impronta ecologica, perché noi possiamo vedere che se una popolazione ha una grande impronta ecologica, questa è fatta dall'impronta ecologica di ogni singolo abitante della popolazione, quindi di ognuno di noi. E l'impronta ecologica di ognuno di noi è fatta dai singoli bisogni che ognuno di noi ha, giusto? Quindi le scelte che noi facciamo influenzano la nostra impronta ecologica, per intenderci. L'impronta ecologica che genera l'acquisto o il bisogno di un paio di scarpe è diverso dall'impronta ecologica che genera l'acquisto di un'automobile, che è diverso ancora dall'impronta ecologica di, ad esempio, un bisogno come avere una casa. Quindi ci sono varie scale di impronta ecologica. E la stessa cosa noi la possiamo vedere nei cibi, cioè ci sono cibi
che hanno una piccola impronta ecologica, altri che ce l'hanno un pochino più grande e altri più grande ancora. Ad esempio, l'impronta ecologica per usufruire di un chilo di materia prima vegetale, apro una parentesi, in questa impronta ecologica c'è considerato tutto. Io ve la sto dando come un concetto semplice, ma un concetto molto complesso che è stato messo a punto dopo tanti calcoli, tante ricerche, no? Quindi c'è tutto quello che serve per creare questa materia prima. Bene, se la vogliamo quantificare in termini proprio di area è di 7 metri quadri. L'impronta ecologica invece, ad esempio, per la stessa quantità, quindi sempre un chilo, però questa volta di pane, ad esempio, è molto più grande, è di 30 metri quadri. E questo no, può reputarlo anche sensato, perché effettivamente bisogna coltivare il cereale, bisogna ridurlo in farina, bisogna lavorarlo, bisogna cuocerlo, e l'impronta ecologica è decisamente più importante. Beh, l'impronta ecologica per la stessa quantità, quindi sempre per un chilo, però questa volta di carne, di manzo, è di 300 metri quadri, quindi è quasi 50 volte più grande rispetto a quella di un chilo di materiale, di materia prima vegetale. E questo ci dovrebbe far riflettere tanto. Ci dovrebbe far riflettere tanto perché spiega proprio come, in funzione di quello che noi mettiamo nel piatto, lasciamo un segno o meno su questo pianeta. E quanto l'alimentazione conta in questo lasciare il segno. Tanti di noi magari pensano già di lavorare bene per quanto riguarda la direzione dell'ecologia, perché magari si lavano i denti e spengono il rubinetto, spengono l'acqua, oppure quando usano la macchina, magari due volte usano la macchina e una volta vanno per i mezzi pubblici, oppure fanno la raccolta differenziata. Queste sono cose ammirevoli, sono cose doverose, molto importanti, che tutti noi dovremmo fare. Quello che però spesso noi non valutiamo, invece, è che l'alimentazione ha un ruolo in questa impronta ecologica molto grande, molto più grande rispetto a quelli che sono i parametri che nel mondo alla dritta ci vengono dati. Perché come potete vedere, la scelta alimentare rispetto all'impronta ecologica di 3 ettari circa, che è l'impronta ecologica di media di noi italiani, la scelta alimentare, che ha un valore di 1,89, è veramente molto grande, viene prima dei trasporti, delle infrastrutture, dei beni di consumo, e non ce ne rendiamo conto. Questo in termini di quantità d'acqua che viene utilizzata, di smaltimento di rifiuti, di tantissime cose. Pensate che, tornando ad esempio al discorso animale, al mondo, sapete quanti, tutti sanno quante persone esistono al mondo, più o meno quanti siamo? 7 miliardi. Lo sapete? 7 miliardi si dice. Ok. Animali d'allevamento presenti oggi sulla Terra si stima siano, dalla FAO, questi dati, 24 miliardi. E sono veramente tanti. Tanti volatili, però solo ad esempio di bovini ce ne sono più di 1,5 miliardi. Pensate che l'italiano medio consuma ogni anno 80 kg di carne. E voi dite, è impossibile. E no, perché se voi andate a fare un calcolo e andate a dividere questi 80 kg nei 365 giorni dell'anno, vi accorgete che in realtà sono due etti abbondanti, due etti e due, due etti e tre di carne al giorno. E voi che tra la fettina di prosciutto, la pasta condita col sugo di carne, la bistecchina la sera, un pochino di pesciolino, non ci si arrivi. Ma questo è un danno enorme, è un danno per l'ambiente ed è un danno anche per noi, perché ci stiamo facendo del male, perché ormai tutti hanno dimostrato che un consumo eccessivo, ad esempio, di prodotti animali, promuove lo sviluppo della patologia tumorale. Tornando al discorso ecologico, c'è un'altra cosa di cui vi voglio parlare, che è il debito ecologico. Il debito ecologico è un valore importante perché è il rapporto, anche qui virtuale, tra la biodisponibilità di risorse che la Terra ci dà e quello che noi come esseri umani consumiamo. Quindi se questo rapporto si mantiene quantomeno di 1 a 1, vuol dire che quello di cui noi abbiamo bisogno è quello che la Terra ci riesce a dare. Peccato che però non è più così. Nell'87 è successo un primo evento un po' particolare che è stato chiamato Global Overshoot Day, cioè siamo andati a debito
Cioè il 19 dicembre del 1987 per la prima volta noi abbiamo chiesto più risorse di quelle che la Terra ci avrebbe potuto dare e abbiamo esaurito 12 giorni prima di quell'anno tutte le nostre risorse. Bene, questo processo è andato a peggiorare ogni anno e ad oggi nel 2012 siamo che il 22 agosto passato noi abbiamo esaurito tutte le risorse che la Terra quest'anno era in grado di riprodurre per noi. Andando di questo passo nel 2050 si pensa che non arriveremo nemmeno fino a fine gennaio. Quindi vi rendete conto che è un problema serio, è un problema molto serio, che dobbiamo prendere tutti quanti in considerazione. Non possiamo addormentarci su queste cose. E quindi è ora di ribaltare un pochino il mondo e di partire da quello che è nelle nostre mani, come ad esempio l'alimentazione. Il cambiamento può partire da tanti punti di vista. In termini alimentari adesso vi dico tre cose molto grandi che vi potete segnare che potrebbero davvero fare una grande differenza. La prima è ridurre drasticamente, non ho detto eliminare, ma ridurre drasticamente il consumo di prodotti animali. Utilizzare troppi prodotti animali fa male alla salute perché vi predispone allo sviluppo di tante malattie e fa male alla terra, come avete potuto vedere, fa tanto male alla terra. Quindi il primo passo è che i prodotti animali vanno drasticamente ridotti, quegli 80 kg all'anno devono diventare molti meno. Il secondo passo è che dobbiamo assolutamente ridurre i cibi industriali, o quantomeno sarebbe anche meglio eliminarli. I cibi industriali, le merendine, i primi pronti, i prodotti surgelati, preparati, sono cose che fanno male, non sono neanche cibo, sono degli inganni. Di fronte a queste cose noi ci dobbiamo porre una sola domanda: chi si sta arricchendo e chi ci sta perdendo? E la risposta è: ci stiamo perdendo noi, non possiamo mangiare queste cose. Il terzo passo è ridurre drasticamente, di nuovo, tutti i cibi ad alto indice glicemico. Arrivano. Cosa vuol dire? Esistono un sacco di cibi che ci alzano i livelli di glicemia. La glicemia nel sangue è la quantità di zucchero che abbiamo nel sangue. Serve lo zucchero, ma deve essere una quantità moderata, equilibrata. Cibi ad alto indice glicemico ci fanno aumentare tanto la glicemia. Quando aumenta tanto la glicemia, noi produciamo tanta insulina secreta dalle nostre cellule pancreatiche. Se noi produciamo tanta insulina, produciamo tanti fattori di crescita. Questo, che siamo grandi, che siamo piccoli, che siamo diabetici, che non siamo diabetici, ognuno di noi. E se noi produciamo tanti fattori di crescita, creiamo il terreno indispensabile perché la patologia tumorale possa attecchire, svilupparsi e anche progredire. Quindi noi dobbiamo assolutamente limitare, per non dire eliminare, tutto quello che ci alza la glicemia, lo zucchero, le bevande gasate, ma anche tutti i prodotti da forno, ad esempio. Nessuno sa che l'indice glicemico dello zucchero è tanto grande quanto le farine, i prodotti da forno fatti con la farina bianca, la farina zero, la farina 00, sono veleno per il nostro organismo, come recitava il dottor Berrino dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dovremmo cercare di proprio non consumarli mai, se non in circostanze nelle quali non abbiamo proprio un'alternativa. Quello che bisogna fare è riscoprire proprio il gusto di cucinare, il gusto di prepararsi del buon cibo, ritagliare il tempo anche per fare questa cosa, per iniziare a prepararci da mangiare con ingredienti integri, ingredienti integrali, eliminando i cereali raffinati. E per fare questo noi dobbiamo metterci nell'ottica che il valore monetario che noi abbiamo in mano è bene che iniziamo ad investirlo non solo negli oggetti che stanno intorno a noi, ma anche in tutto quello che è dentro di noi. Quindi lavorare sul mantenimento proprio del nostro organismo. Cosa sono questi cibi? Sono frutta, la verdura, i semi oleosi, le spezie, queste sono tutte cose che fanno benissimo, che sono uno strumento fondamentale per riuscire veramente a creare dei pasti meravigliosi, dei pasti buonissimi e che allo stesso tempo nutrono ogni singola cellula del nostro corpo. Se noi decidessimo, ognuno di noi presente in questa sala, veramente che cosa mettere nel piatto, in un gesto che noi compiamo tutti i giorni della nostra vita,
giorni e più volte al giorno, io credo che potremmo veramente fare una rivoluzione, perché alla fine quello che succede nel mondo è che quello che viene richiesto dal mondo è quello che viene prodotto dal mondo. E se tutti quanti iniziassimo a chiedere del cibo diverso, ci verrebbe dato del cibo diverso. Io ho fondato un'associazione insieme alle mie sorelle che si chiama Di Sana Pianta. Ci occupiamo di cucina consapevole, di corsi di cucina. Abbiamo un blog, un sito all'interno del quale pubblichiamo articoli legati proprio a quello che è il nostro stile di vita, a quelle che sono le cose in cui crediamo, pubblichiamo delle ricette e tante altre cose ancora. Lo facciamo, come vi dicevo, io, le mie sorelle di nascita, ma anche un sacco di altre sorelle di vita che abbiamo incontrato nel nostro percorso. E tutte insieme abbiamo deciso di darvi un piccolo regalo, che è un ebook che voi potete scaricare nei prossimi giorni, credo già da domani, semplicemente registrandovi gratuitamente, e che spero risponda a una domanda che forse avete un pochino in testa dopo tutte le cose che vi ho detto, è: ma da dove comincio? Qual è il primo passo che devo fare? Il primo passo è fare una buona spesa. Quindi attraverso questi ebook vi verranno date alcune semplici regole per decidere che cosa mettere nel carrello da domani quando tornerete a casa. Io vi ringrazio tanto, vi auguro buon proseguimento e alla prossima.